Casa Energy. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori da parte di Francesco Risso, ben arrivati a Casa Energy, ospite dell'appuntamento di questa sera, una giovane voce che abbiamo avuto il piacere di ascoltare e di incontrare lo scorso Festival di Sanremo. Diamo la buonasera a Marco Menichini. Buonasera Marco. Ciao, ciao a tutti. Ti abbiamo lasciato a Sanremo dove ha avuto inizio questa favola e già ci avevi detto che era in preparazione il tuo nuovo album. Finalmente ci siamo, uscito proprio oggi, capitolo primo, e la tua favola continua. Perché proprio capitolo primo? Beh, in effetti capitolo primo rispecchia esattamente quello che è il concetto dell'album, ovvero una riunione di tutti i suoni e di tutte le tematiche, se vogliamo, che mi hanno coinvolto in questi miei primi 21 anni di vita, sia ovviamente dal punto di vista proprio di esperienze personali che musicali, quindi assolutamente non potevo non chiamarlo in maniera diversa. Poi sinceramente chiamarlo come il titolo della canzone che l'ha lanciato mi sembrava un po' scontato, e in effetti ho ricevuto parecchie critiche positive per quanto riguarda questo titolo. Ci avevi già anticipato che l'album su cui stavi lavorando conteneva brani di diversa estrazione musicale e di stili diversi. Di fatto è davvero variegato questo EP. Sì, diciamo che rispecchia sia come titolo che anche come sonorità quello che è la mia anima artistica, quindi molto eclettica, sempre alla ricerca di un equilibrio, diciamo, per ogni canzone, un suono personale per ogni brano che ho eseguito. I brani sono 7 e ognuno con una tematica e una sonorità diversa, quindi assolutamente è stato ricercato un mood e un'atmosfera particolare per ognuno. Attualmente in rotazione radiofonica il brano Inevitabile, che ti vede anche autore oltre che interprete. Di cosa parla questo brano? Sì, è Inevitabile, diciamo, come ogni canzone presente nell'album, ha diversi punti di vista che possono essere presi in considerazione, ognuno con la stessa importanza, se vogliamo dire così, perché Inevitabile parla sicuramente di un corteggiamento, dove nel ritornello, diciamo, le parole dimmi di sì, dimmi di no, sono, come dire, la testimonianza di qualcosa che non si è ancora concretizzato, ma che io vorrei si concretizzasse. C'è sempre questa ambiguità, questa indecisione in questo rapporto, che non si sa né se è mai partito né se in realtà ci potrà mai essere. E quindi è una canzone molto ironica e con una sonorità molto R&B che prende sia il funky che il lounge, quindi ha dei suoni molto d'atmosfera, elettronici, molto interessanti secondo me. No, dimmi di no, dammi una parola, solo io me ne andrò. Oh no, dimmi però, dimmi perché, non lasciarmi fuori col silenzio. La verità mi brucerà l'anima come se fosse di carta. Eccomi qui, sono così, quello è l'uso che si sente dire. Inevitabile, ultimo singolo per Marco Menichini, estratto dal suo primo EP, capitolo primo, uscito proprio oggi. Marco è nostro ospite qui a Casa Energy. Questo EP, Marco, contiene anche la cover di Biagio Antonacci, Se è vero che ci sei, con cui sei approdato a Sanremo. Davvero struggente e affascinante, perché è riarrangiata con contaminazioni orientali e africane. Ti lega a qualcosa o qualcuno questo brano? Assolutamente sì, mi lega in particolare al periodo di Domenica In, quando ho fatto la selezione tramite il televoto. Insomma, assolutamente è un brano che io non mi sarei mai aspettato di cantare, nel senso che derivo da radici musicali completamente diverse, quindi è stato un esperimento anche per me quel brano, e ha tirato fuori dalla mia anima e dalla mia voce delle cose che non mi sarei mai aspettato, quindi assolutamente è un pezzo che non doveva non esserci. Capitolo primo, oltre ai brani citati, contiene Tra tegole e cielo, con cui ti sei esibito allo scorso Sanremo, e ne prevede altri 4, tra cui una scritta da Stefano Dorazio e Fabio Palmieri. Sì, esatto, quella scritta da Stefano Dorazio e Fabio Palmieri si chiama Love Song, è una canzone appunto d'amore, in chiave, se vogliamo, funky blues, perché diciamo abbiamo ricreato una sonorità molto simile a John Mayer, quindi verso quel tipo di suono, di atmosfera. È un pezzo che a me piace molto cantare, perché ovviamente è divertente, non è sdolcinato come tanti pezzi d'amore, ma è accattivante, è anche quello, un brano ballabile come Inevitabile. Oltre alla preparazione del tuo album, che lo ricordiamo interamente autoprodotto, pensi che la tua vita sia un po' cambiata dalla conclusione del Festival di Sanremo? Hai avuto delle opportunità in più?
opportunità in più dipende dai punti di vista. Se parliamo di occasioni come promozione, direi di no, ovviamente, perché durante il periodo di produzione si sta chiusi dentro uno studio per tanti mesi e poi si tira fuori un prodotto, quindi adesso comincia, diciamo, il vero lavoro. Però assolutamente per me è stata un'occasione grandissima confrontarmi con me stesso, se vogliamo, in questa autoproduzione, perché comunque è sempre comunque creare una propria creatura, e adesso credo con tutto me stesso, proprio il fatto che quando gli artisti dicono che si tira fuori un album fatto da sé, si crea proprio un figlio, e sono assolutamente convinto di questo. Ti vedo molto attivo sulla tua pagina Facebook, dove ci sono commenti ai tuoi pezzi, dove viene stilata anche, insomma, viene riportata un po' la classifica, dove viene posizionato il tuo pezzo. Che rapporto hai con questo mondo telematico? Io attualmente mi sono parecchio ricreduto, perché nel periodo di Sanremo avevo quasi preso, mi stavo consumando, insomma, presso a questi social network, perché comunque cercavo di rispondere ad ogni domanda, ad ogni messaggio, ne ricevevo circa 50 ogni giorno, quindi erano davvero tanti, e tante richieste di amicizia. A un certo punto ho dovuto anche cancellarne parecchie perché non ce la facevo più, per quello ho creato poi la pagina ufficiale. Adesso sto ricominciando a chiedere e a ricevere amicizie, ovviamente, perché si sta rimuovendo tutto il meccanismo grazie all'uscita dell'album. Di conseguenza sicuramente un'interfaccia grandissima e utilissima per quanto riguarda, insomma, il mondo musicale. Adesso è tutto sul web. Prima di abitare nel mondo penso che stavo dentro un suono profondo, anche se Tra tegole e cielo, pezzo presentato allo scorso Festival di Sanremo da Marco Menichini, inserito nel suo primo EP, capitolo primo, uscito proprio oggi. Marco è nostro ospite qui a Casa Energy. Marco, inizia un tour. Sì, vediamo di riuscire a realizzare qualcosa, perché ovviamente quando si pensa alla produzione tutto il resto va un po' in secondo piano, purtroppo. Di conseguenza ci sono stati dei rallentamenti tecnici per via, ovviamente, anche personalmente della mia inesperienza, perché ovviamente essendo il mio primo disco, e già partire con un'autoproduzione richiede tanta energia, quindi massima concentrazione e focalizzazione solo su quello. Quindi adesso ci stiamo organizzando per vedere un po' di trovare tanti momenti per dei live e per un confronto diretto con il pubblico, che io vorrei assolutamente, perché per me è la cosa che mi manda avanti, insomma. Marco, e se venissi chiamato da Cristina Aguilera per aprire un suo concerto in Italia? Oh mamma mia. Sarebbe una cosa grandiosa, ovviamente, la mia musa ispiratrice, quindi assolutamente sarei non felice di più. Senti, non pensi che i Maroon 5 abbiano fatto cantare poco Cristina nel loro ultimo singolo? Sì, difatti è uno dei commenti che ho rilasciato su YouTube appena ho sentito il singolo Moves Like Jagger, perché insomma Cristina Aguilera è nota non solo per la sua fisicità, ma anche per la sua presenza vocale e la sua personalità. Di conseguenza, rinchiudere una cantante, se vogliamo dire in questo modo un po' brutale, in un microscopico bridge di una canzone, insomma, sembrava più un atto commerciale per dire ci metto Cristina Aguilera e quindi vediamo come va il singolo. C'era anche un bel commento colorito sulla tua pagina Facebook in merito a questa partecipazione. Sinceramente, mi piacciono molto i Maroon 5, ma nel contesto del programma The Voice, insomma, era parecchio diverso. È stato fatto più che altro lancio commerciale, secondo me. Cristina Aguilera ovviamente ha accettato perché il singolo l'aveva registrato e sarebbe stato stupido poi non partecipare in un live. Marco, grazie per essere stato nostro ospite questa sera. Grazie a voi, veramente. Mi sono molto contento perché sono la prima intervista per questo mio lancio del disco, quindi assolutamente mi avete battezzato, si può dire. Dai, speriamo che sia la prima di tante. In bocca speriamo al lupo. Di sì. Ciao Marco. D'accordo, ciao, buona serata. Casa Energy vi dà appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 18:15 qui su Radio Energy. Grazie a Ferdinando Calcagnile in redazione. Sono Francesco Risso, vi auguro una meravigliosa serata.